Padre Pio, in tutta la sua esistenza, come Maria, è rimasto piantato ai piedi della croce del Signore, perché sapeva che sotto la croce si impara ad amare. Gesù mio, io vi amo con tutti i cuori, vi raccomando ancora a tutti i poveri peccatori. Padre Pio, piantato ai piedi della croce, ci ricorda oggi che lì, di fronte a Gesù crocifisso, possiamo imparare ad amare, scoprire la sorgente dell'amore e diventare anche noi capaci di amare. In questo giorno in cui commemoriamo il 20° anniversario della beatificazione del nostro venerato confratello Padre Pio da Pietrelcina, insieme a lei vogliamo esprimere la gratitudine al Signore per aver voluto glorificare anche su questa terra colui che in vita si definiva un umile frate che prega. Vogliamo anche manifestare la gratitudine verso un suo predecessore sulla cattedra di Manfredonia, Monsignor Valentino Vailati. Nel 20° anniversario della beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina, i frati minori cappuccini ricordano con gratitudine la reverenda figura di Sua Eccellenza Monsignor Valentino Vailati, arcivescovo di Manfredonia Vieste, che alle virtù di illuminato e saggio pastore diocesano unì il merito di aver sostenuto l'apertura della causa di beatificazione e canonizzazione del venerato confratello e di aver svolto con encomiabile zelo e instancabile dedizione il ruolo di presidente del Tribunale Ecclesiastico dell'Inchiesta Diocesana. San Giovanni Rotondo, 2 maggio 2019. Esercitato direi come un carisma, come una particolare missione, dove rifulsero le sue non comune doti di maestro, di giudice, di medico delle anime.